Perfetto, dovremmo esserci. Oggi, prima puntata di questa serie di interviste con gli imprenditori che hanno successo nella vita, ho l'onore di avere una persona che ha solcato praticamente i mari del mondo in questa prima puntata, che poi ha deciso improvvisamente di cambiare il suo percorso di vita e buttarsi nel mondo imprenditoriale immobiliare. Benvenuto e grazie per il tuo tempo, Francesco Coeni. Grazie Ale, grazie dell'invito, veramente gentilissimo. E parto un attimo con la No, storiellina. ti chiedo io prima, dai, facciamo una Vai. domanda veloce, giusto per far capire agli ascoltatori che tu che cosa fai nella vita adesso. Perché la mia Allora. introduzione era un po' limitativa, onestamente, quindi secondo me è giusto che tu dia la tua spiegazione. Allora, adesso siamo un gruppo di tre ragazzi che abbiamo tre progetti, tre aziendine, diciamo, che stanno lavorando in questi settori. Settore di Amazon, quindi vendiamo attraverso Amazon con Amazon FBA, piccola aziendina che è nata l'anno scorso, ad agosto, quindi sta compiendo un anno proprio adesso. E sta andando Complimenti. bene. Quindi questa è la più piccolina, e anche perché è l'ultima nata. La prima nata invece è un'azienda che si occupa di ristrutturazioni, quindi di acquisizioni, ristrutturazioni e vendite immobiliare. Quindi facciamo investimenti immobiliari, ok? Qui nella zona di Verona e Lago di Garda. La terza azienda, che è nata insieme praticamente a quest'ultima, è un'azienda che si occupa di turismo. Quindi abbiamo costruito un'attività basata sull'affitto e subaffitto di appartamenti per la locazione turistica. Quindi è come se fossimo un hotel diffuso con al momento 42 strutture e quindi ospitiamo i turisti, però senza possedere effettivamente gli immobili, ma ce li abbiamo in affitto anche noi a nostra volta. Ok? E quindi abbiamo Quindi costruito vi 10. comportate con un contratto di subaffitto, immagino, giusto? Esatto, facciamo proprio un contratto di affitto con la possibilità di subaffitto scritta all'interno del contratto, proprio per essere limpidi e sicuri anche dal punto di vista per la legge. Ok, e immagino che non sia stato facile durante il periodo Covid, essendo appunto una struttura per il turismo. Raccontaci un po' il periodo Covid. Allora, devo dirvi che il periodo Covid è stato per noi, beh, per noi, ma come per tanti, ma soprattutto, ecco, per quelli del turismo che sono stati i primi ad essere beccati, sono stati i 3 mesi, ma diciamo anche i primi 2 mesi che sono stati più brutti a livello psicologico, più brutti che abbiamo mai passato noi, ma anche i più sveglianti, ti direi, perché sono quelli che ci hanno fatto riflettere su tante cose. E ci hanno sicuramente fatto affrontare delle problematiche che probabilmente altre persone nella loro vita non avevano mai affrontato. Quindi siamo stati molto contenti da questo punto di vista e poi ovviamente poi tutti i problemi li abbiamo affrontati uno dopo l'altro. Però ecco, tenete in considerazione che su 40 appartamenti, fate un po' il conto, 40 affitti, revenue, quindi fatturato zero, però gli affitti escono lo stesso, quindi fate presto a fare il conto. E dopo quanto è successo? Da quanto tempo era già in piedi questa azienda? Quando poi è successo il fatto del Covid? Era già in piedi da 4 anni, anche se Ah, ok. anno dopo anno ci siamo sempre allargati, sempre di più, di conseguenza abbiamo sempre reinvestito tutto per allargarci. Di conseguenza doveva essere l'anno della svolta, diciamo, l'anno 2020. No, ecco. Ma immagino che lo sia quest'anno, Sarà giustamente. quest'anno, ragazzi, devo dirvi ottima estate, ottima, ottima, ottima. Quindi siamo molto contenti. Questo sì, ci stiamo tirando su. Figo, molto, tutto molto figo. Ma adesso raccontami, penso sia quello che vogliono, io stesso voglio chiederti, come una persona che solcava i mari, che poi adesso ci racconterai meglio, è passata da solcare i mari a aprire tre aziende, una per vendere in Amazon, una per le ristrutturazioni e una per gli affitti,
per le vacanze. Raccontaci chi è Francesco Quaini, da dove parte e cosa l'ha portato a fare questo percorso. Ok, allora vi dico che io ho fatto agraria, quindi la mia scuola superiore era di agraria, perché a suo tempo ero appassionato dei campi che abbiamo sempre avuto in famiglia, ok? E quindi mi sono buttato lì. Poi in terza superiore mi è venuta un'allergia alle graminacee paurosa e quindi quello ha contribuito a farmi odiare i campi. Dal momento in cui li amavo, poi ho cominciato ad odiarli. E mi ricordo ancora che in quinta superiore ero stato a fare un qualche giorno di prova con il consorzio di Bardolino del Bardolino qui sul lago di Garda, posto fisso che era rinomato da chissà quanti ragazzi all'epoca. Ho fatto i primi due giorni, ho finito i due giorni che avevo due occhi così, perché ero nei campi proprio a lavorare. Ok, ho detto ragazzi, qua finisce qui la mia esperienza nell'agricoltura, mettiamo un punto. Da lì ho detto, perché non iscriversi ad ingegneria aerospaziale? E ho detto, va bene, cambiamo completamente le cose. Quindi ho iniziato a studiare matematica, cosa che non avevo mai studiata, fisica che non avevo mai studiato, eccetera. Ho fatto due anni, perché lo stavo facendo solo a livello di soddisfazione personale, cioè sapevo già che studiare all'università di Verona, chissà fare che cosa, non mi avrebbe portato da nessuna parte comunque, quindi lo facevo per soddisfazione personale. Hai studiato all'università di Verona, mi senti? Ho sentito. Ho studiato all'università di Padova, dove c'era ingegneria aerospaziale, perché a Verona non c'è. Okay. Quindi sono stato là, invece di studiare vi dirò che sono diventato il più forte di biliardo, sono diventato ho fatto tutto tranne che studiare effettivamente. Infatti ho fatto 7-8 esami in due anni e poi ho detto va bene, ok, così ho bisogno di iniziare a fare la mia esperienza seria. Da lì abbiamo preso la decisione io e un mio amico e siamo partiti per l'Australia. Proprio, non chiedetemi perché Australia, ma semplicemente vi direi perché era dall'altra parte del mondo e siamo partiti. Siamo detto, più andiamo lontano possibile da casa. Sì, ma non esatto, non perché a casa stessi vivendo delle esperienze brutte, ma semplicemente perché volevo cambiare, volevo fare una cosa che tutti dicevano che volevano fare, però che nessuno faceva. Allora ho detto partiamo e andiamo. In un mese eravamo in Australia e abbiamo fatto un anno là e io lì ho iniziato a fare la prima esperienza professionale, tra virgolette, come cameriere. Ecco, e, anche se il posticino... Questo all'età di che anni? Avevo 21 anni. Okay. Sì. Mi sono buttato lì nella ristorazione e lì ho visto che la ristorazione ha cominciato a piacermi. Dopo l'Australia sono tornato e ho cambiato tra ristorazione, manutenzioni, altri 4-5 lavori in 4-5 anni li ho passati un po', ne ho passati. Ho passato 4-5 esperienze lavorative, però tenendo sempre la ristorazione come base per il weekend, per sostenere con le spese principali. Quindi cameriere, facevi cameriere o facevi anche altre attività? Cameriere, okay. Sempre cameriere o massimo barista, però cameriere sempre in sala, ecco. Pizzeria della zona, pizzeria un po' più carina, ecco, questo era il livello dei 22, 23, 24 anni. A quell'età, insieme a mio fratello, avevamo deciso anche di mettere su la prima idea di automatizzazione con dei distributori automatici. Ok, avete presente quelli proprio tipo distributori delle sigarette oppure i distributori di parafarmacia che ci sono fuori dalle farmacie, che quindi metti dentro i 5 euro per prendere, non so, 3 pacchetti di fazzoletti? Ecco, avevamo iniziato a fare quell'attività con due distributori, uno fuori ad un distributore di benzina e quindi vendeva prodotti per l'auto e uno di parafarmacia in un parcheggione gigantesco di Brescia. Ok. È andata malino perché ci siamo appoggiati ad un'azienda che non avevamo valutato bene, quindi insomma responsabilità anche nostra, eravamo un po' all'inizio, e un distributore ce l'hanno scassinato, cioè ce l'hanno aperto
presi i soldi e lì abbiamo detto, ragazzi, aspetta un attimo che facciamo un ragionamento. Bene. E senza poi assicurazione, immagino, quindi sì, persi i soldi completamente e la macchina, ok. Esatto, non avevamo l'assicurazione, no. Da lì ho detto, forse mi devo buttare sulla ristorazione a livello più serio, perché se mi è piaciuta e mi sta piacendo, anche se a livello on the side, diciamo, forse mi ci devo mettere a farle a livello professionale. Allora, sono partito, sono andato a Verona con il curriculum, l'ho consegnato ai 4-5 stelle di Verona, hotel che avevano ristorante all'interno. Uno mi ha preso, ho iniziato l'esperienza lì in un 5 stelle, 5 stelle hotel ovviamente, che aveva il ristorante all'interno, che stava prendendo la stella Michelin tra l'altro, poi non l'ha presa, però comunque un bel hotel. E lì, dopo un anno, ho avuto l'aggancio per andare in crociera, perché volevo andare in crociera, volevo andare a lavorare in crociera, non sapevo diventare quello... il Jack Sparrow italiano in giro per i mari. Esatto. Non sapevo quello che mi sarebbe aspettato minimamente, però l'idea era figa, cioè era proprio wow, andiamo a lavorare sulle navi da crociera, quelle più belle. Quelle più belle, avevo l'aggancio proprio all'interno del ristorante del restaurant manager, che era restaurant manager sulla crociera anni prima. Quindi okay, mi ha dato un contatto diretto, nel giro di 2 mesi ero sulla crociera. Anche lì, cosa che tanti ragazzi magari vogliono fare e non hanno il contatto per farlo, sono stato fortunato, da un certo punto di vista fortunato, e ce l'ho avuto, sono entrato diretto. Fortunato, diciamo che se non avessi avuto magari queste esperienze nella ristorazione non saresti neanche andato a cercare, la fortuna non ti sarebbe arrivata. Infatti dico fortunato un po' così, fortunato, diciamo, chiamiamola fortuna, ma non sono così d'accordo che sia stata fortuna, una serie di scelte, ecco, ovviamente. E lì sulla crociera è iniziato un po' un incubo, perché le prime 2 settimane sono state veramente... È come entrare in un altro mondo, è come... Non lo so, non saprei descriverlo. È un lavoro veramente, veramente, oltre che duro, anche un lavoro di un altro mondo. Ecco, di un altro mondo. No, basta, diciamola così. Però, dall'altra parte, esperienza stupenda, perché ho imparato un sacco di cose e lavoravamo insieme ad altre 50 nazionalità del mondo. E quindi, insomma, puoi immaginare tutto quello che puoi assimilare tra le persone, eccetera. Senza contare il fatto che sono salpato dall'Italia e in 7 mesi... Sei proprio salpato dall'Italia? Da Marsiglia. Marsiglia. Okay. Comunque dall'Europa. Sì, wow. Dall'Europa. E da Marsiglia, tutto il giro, siamo arrivati nei primi 4 mesi fino in Australia, Nuova Zelanda, e nei successivi 3 mesi siamo tornati fino in Italia. Sono sbarcato a Roma, quindi salpato a Marsiglia, sbarcato a Roma in 7 mesi. Ma che viaggio avevi fatto? Hai fatto tutto il giro fino all'America anche? No, dalla parte verso est, quindi dall'Italia verso est, passando dall'India fino all'Australia, ritornando senza passare... Fino all'Australia, scusa, avevo capito, sì. Arrivando fino all'America, ho capito. Senza passare dall'America, infatti quella mi mancava. E quindi lì ho fatto 7 mesi, una bellissima esperienza, e lì ho avuto il contatto, altra conseguenza, ho avuto il contatto per l'esperienza che poi mi avrebbe effettivamente cambiato il mondo della ristorazione. Da lì sono andato direttamente nel 3 stelle Michelin di Londra a lavorare per 3 anni. E ovviamente il contatto ce l'ho avuto lì in crociera. Ma perché ce l'ho avuto lì? Perché ero stato prima nel 5 stelle di Verona. E perché? Perché ho scelto solo l'eccellenza. Cioè io volevo andare dove c'era perché l'eccellenza. Perché sapevi anche l'inglese. Sapevo anche l'inglese, ovviamente. Quindi tutta una serie, un percorso scollegato, ma alla fine collegato. In un certo senso. Esatto. E quindi lì in Inghilterra, nel giro di un anno e mezzo, ho raggiunto il livello massimo che puoi raggiungere, insomma, a livello di cameriere, che si chiama maître d'hôtel, e con quel
diciamo, con quel grado lì sono stato, ho chiuso la mia carriera dopo 3 anni in bellezza nella ristorazione all'età di 20-29 anni, ecco. E quindi adesso siamo sempre in contatto, ovviamente con i posti di lavoro dove abbiamo lavorato, e le porte sono sempre aperte, in un futuro non si sa mai, perché come mi aveva insegnato una persona veramente speciale, non è tanto importante il perché vai via, ma come vai via, perché poi non si sa mai nella vita che cosa può succedere. Ecco, quindi questa è una perla di saggezza, poi me la scrivo, giuro me la scrivo, è perché è verissimo. Eh sì. E, ecco, poi da lì, diciamo che negli anni dai 22-23 fino ai 29, quindi fino alla fine dell'esperienza della ristorazione, ho sempre tenuto sul lato altre piccole esperienze che abbiamo fatto sia io da solo che anche con mio fratello a livello nostro personale. Ad esempio, nei 3 anni in cui ero in Inghilterra, avevo nei 2 giorni liberi creato una piccola attività sempre di distributori automatici, perché ero fissato con questi distributori automatici. Però questa volta, sulla base dell'errore della volta prima, erano molto più semplici. Cioè, avevo preso 25 macchinette di quelle che trovate, avete presente, nei centri commerciali, tipo al centro dei corridoi, quelli per i bambini con le caramelline o con i giochi, che si girano, oppure scegli il giochetto, metti dentro l'euro e giri. Ecco, quindi meccaniche semplici all'interno di altre attività commerciali, e nei miei 2 giorni di riposo del ristorante andavo a prendere il soldello e mettere dentro il prodotto. Figo. In giro. Con la mia Volvo V70 del 2003, mi ricordo ancora, quella carovana. E quindi quello sì, è stata un'esperienza carina, e quella è andata bene. E poi da lì sono tornato dall'Inghilterra nel 2017 e abbiamo subito iniziato con l'azienda seria, con le operazioni immobiliari. Io e mio fratello insieme abbiamo fatto la prima, poi la seconda, e lì abbiamo creato la seconda azienda subito sul subaffitto. Quindi abbiamo iniziato con i primi 2 appartamenti, abbiamo mandato 100 mail a 100 agenzie immobiliari del Lago di Garda di Verona, sono venuti su 2 appartamenti con un approccio che non vi dico, ragazzi. Ma questo, cioè, per l'operazione immobiliare o per trovare il subaffitto? Sì, scusami, per trovare il subaffitto. Il subaffitto, ok. Esatto. Ma che cos'è che ti ha portato a dire ok, vado nell'immobiliare improvvisamente? Da metro hotel a basta, faccio l'immobiliare. Che cosa ci ha portato? Ci ha portato, sai che cosa? Il fatto che quando avevamo 22 anni abbiamo fatto i corsi di Alfio Bardolla a suo tempo, perché l'immobiliare ci stuzzicava un po' da tanto. Abbiamo fatto i corsi a suo tempo, però non era il nostro momento e non abbiamo proseguito all'età di 22-23 anni. Li abbiamo ripresi in mano 5-6 anni dopo, praticamente, e lì siamo andati giù pesante e decisi anche. Siamo andati, non sapevamo se fosse la passione della vita, semplicemente ci interessava e abbiamo approfondito. Ecco, questo era. E avete usato un vostro capitale oppure vi siete appoggiati a capitali esterni per fare le prime operazioni? Bella domanda, perché questo è stata un po' la nostra difficoltà, ma come immagino la difficoltà di tanti che crescono in qualsiasi settore. Esatto. Noi avevamo 0 euro, anzi eravamo in rosso. Cioè abbiamo fatto questa scelta, avevamo chiesto alla banca un finanziamento per poter fare i corsi la seconda volta, quindi all'età di 27 anni, per rifare i corsi e quindi avere tutta la formazione necessaria per poter iniziare. I soldi li abbiamo chiesti alla banca. Poi per fare la prima operazione immobiliare i soldi li abbiamo chiesti in giro, amici, cioè eravamo talmente focalizzati e volevamo portare alla fine il primo progetto della prima casa che volevamo acquistare, ristrutturare e rivendere, che siamo andati a chiedergli agli amici, ai parenti,
che poi dite ai parenti potrebbe essere facile, invece a volte è anche più difficile chiedere i soldi ai parenti. Ecco. E abbiamo cominciato così. Quindi sì, decisamente. Senza capitali nostri. Ok. Interessante. E poi vi siete improvvisamente, dopo due operazioni, immagino fatte con mega successo, perché sennò non sareste arrivati dove siete arrivati ora, improvvisamente avete cambiato di nuovo idea e avete detto, bene, andiamo a fare un'azienda di subaffitti per Beh, non è che abbiamo cambiato idea, ma le abbiamo tenute entrambe, cioè mio fratello cura principalmente tuttora le operazioni immobiliari e io da quel momento sono stato colui che portava avanti come, insomma, come figura principale l'azienda del subaffitto. Quindi io mi occupavo di quello, abbiamo creato, abbiamo assunto le persone che dovevamo assumere, eccetera, per far crescere il progetto, e mio fratello invece si è occupato dell'altra azienda. Quindi ci sono tuttora entrambe, però ecco, la nostra entità sta essendo sempre di più l'entità delle operazioni immobiliari. Più andiamo avanti, più ecco, vorremmo essere riconosciuti per il nostro operato e per le persone che siamo, ecco, per le operazioni immobiliari a Verona. Cioè, come per dire, a Torino c'è Gatti, e ormai in tutta Italia, perché lo conoscono dappertutto, a Verona vorremmo che le persone ci riconoscessero per quello, ecco, per le operazioni immobiliari, perché lo stiamo facendo con una tecnica interessante che è la cessione del preliminare, cioè usciamo con meno capitale possibile per fare comunque l'operazione, cioè non acquistiamo totalmente l'immobile per poi rivenderlo, ma semplicemente firmiamo il contratto preliminare, come quando acquistate la casa, la vostra prima casa, firmate un contratto preliminare e date una caparra, ecco, ci fermiamo lì, chiediamo al proprietario di poter entrare in casa, di iniziare a fare i lavori, prima effettivamente di comprare la casa, nel frattempo la mettiamo già in vendita. Ok. Quindi l'acquirente finale andrà ad acquistare dal nostro venditore e pagherà a noi la parte della ristrutturazione e del nostro margine. Quindi questo ci permette di fare operazioni immobiliari, invece di uscire con 100, possiamo uscire con 50 o con 40. E questo è importante perché si diminuisce il rischio e si possono fare più operazioni con lo stesso capitale. E si riescono comunque a trovare persone che acquistano tramite questo metodo? Sì, sì. Allora, le persone che acquistano non è un problema. Il problema sono le persone a cui facciamo l'offerta e quindi il proprietario di casa da cui vogliamo acquistare, perché non tutti i proprietari, anzi pochi, ti permettono di iniziare a fare i lavori in casa senza aver fatto un rogito, cioè senza, senza avere... Chi non sapesse da fuori che cos'è un rogito? Cioè senza aver acquistato la casa. Cioè normalmente cosa succede? Che una persona che vuole ristrutturare una casa che si compra va dall'agenzia, compra la casa, fa prima il contratto preliminare, dopo un mese fa il rogito notarile, cioè acquista totalmente la casa e poi si fa i suoi bei lavoretti e poi se vuole se la vende dopo un anno, no? Facciamo conto, questo è un caso normale. Noi invece di fare il rogito ci fermiamo alla parte prima e quindi ci sono pochi proprietari che accettano il fatto che noi possiamo entrare in casa a fare i lavori, anche se il proprietario non ci perde nulla, anzi, male che vada, si trova dei lavori in casa che si stanno facendo non a carico suo, perché ovviamente i lavori sono sempre a carico nostro. Quindi ecco, questo è interessante e sta avendo parecchio successo qua, nella zona, ci piace. Bene, bene, no, ottimo, è una storia pazzesca. Adesso da quanto tempo siete attivi con entrambe le due aziende? Dicevi 4 anni, giusto? 4 anni, è il quinto questo, a dire la verità, abbiamo iniziato 5, questo è il quinto, esatto. Quinto, e avete iniziato con quante operazioni all'anno e con quanti appartamenti da affittare? Abbiamo iniziato il primo anno con la prima operazione da persona fisica
Le prime due operazioni, ecco, da persona fisica, una l'ho fatta io, intestata a me, una intestata a mio fratello, che ha praticamente a distanza di 5-6 mesi, diciamo così. Questo per una questione fiscale, immagino, giusto? No, più che altro per una questione di soldi. Ecco. Ah, ok. Eh sì, perché dovevamo effettivamente trovare il capitale per prendersela, okay. Perché da persona fisica non abbiamo fatto la cessione del preliminare, abbiamo dovuto comprarsela per poi ristrutturarla e rivenderla. Quindi lì l'esposizione è stata comunque abbastanza elevata, ok? Per le prime due operazioni. Si sono distanziate probabilmente di 5-6 mesi, ecco, adesso mesi giusti non me li ricordo. E mentre con il subaffitto abbiamo iniziato la prima estate a luglio con i primi 3 appartamenti, ma che già a dicembre erano diventati 10, per capirci, perché abbiamo trovato un bel supporto di un'agenzia immobiliare che ci ha veramente creduto, ha creduto in noi senza alcun titolo, gli è andata molto bene, perché fatalità, siamo delle brave persone, e ci ha veramente promosso a proprietari che davano a loro gli appartamenti da dare in affitto e loro gli dicevano: guardate, ci sono questi ragazzi bravi che se volete ve lo gestiscono con il turismo. Eccoci, pronti? E via, sotto l'appartamento, sotto uno, sotto l'altro. Il secondo anno abbiamo raggiunto i 20, il terzo anno eravamo già a 35. Sì, che comunque è un ritmo di crescita. Sempre comunque, sì. Dicevo, con voi due basta, o hai detto che hai assunto anche delle persone nel tempo? Sì, sì, no, abbiamo assunto già dal secondo anno, eravamo già in due solo nell'azienda, più ovviamente le signore della pulizia chiamata, quindi assunzione anche lì. Al momento siamo in 7 dipendenti solo per l'azienda dei subaffitti, tra l'amministratore, e un paio di colleghi, le signore delle pulizie, siamo in 7. Ho capito. Quindi, sì. Molto, molto, molto interessante come storia. Non sapevo tutti questi aneddoti e sicuramente durante tutto il percorso ci saranno stati una marea di ostacoli. Immagino, c'è chi dice che è più difficile iniziare, c'è chi dice che è più difficile portare avanti un progetto iniziato. Quindi vorrei porti una domanda: dal tuo punto di vista, tra tutti gli ostacoli che hai dovuto affrontare durante tutto questo percorso imprenditoriale, quale secondo te è stato il più difficile e come l'hai superato o come l'avete superato? Ma ti dirò che il più difficile, secondo me, finora per noi è stato il momento del Covid. Ma perché? Perché siamo dovuti andare dai nostri 30 proprietari in ginocchio, a chiedere se potevano ridurci l'affitto o se potevano farci saltare qualche mensilità d'affitto. E ovviamente questo che cosa ha portato? A dei sì, ma ha portato anche a dei no, del tipo: io ti ho affittato la casa, c'è il Covid, cavoli tuoi. Pochi per fortuna, perché siamo sempre stati bravi con tutti, ma quei 3, 4, 5 che si sono opposti ci hanno fatto passare sicuramente delle belle giornate. E ti dirò che forse questo è quello che mi ha pesato di più in questi anni, questo avvenimento qui, che poi mi ha pesato, ma mi ha formato anche, ha formato me, mio fratello, l'altro nostro socio che lavora con noi, ad affrontare cose che nessuno avrebbe mai affrontato, quindi siamo anche contenti da quel punto di vista lì. Però nel momento, in quel momento, è stata la cosa più dura che potevamo fare. Altra cosa duretta è stato quando nella nostra terza operazione immobiliare, mi ricordo bene, eravamo spinti a ristrutturare un rustico che da 2 appartamenti più un negozio sarebbero diventati 3 appartamenti, e quindi era un'operazione con la cessione del preliminare e in più c'era un frazionamento e un cambio di destinazione d'uso del negozio che diventava appartamento.
Ah, ok, perché era uno stabile commerciale, quindi Era uno stabile. immagino ci Esatto, sia. una parte era commerciale, una parte, e quindi quella doveva avere un cambio di destinazione d'uso. Quell'operazione che alla fine si è conclusa quasi in pari con tutta l'uscita di cassa che c'è stata per una serie di motivazioni, è stato un corso di formazione anche quello, però si è conclusa quasi in pari. E lì durante Ma qual è che era il l'operazione. problema? Ah, scusa, scusa. Ah sì, dopo ti dico. E durante l'operazione c'è stato un momento in cui dovevamo per forza trovare 50.000, mi ricordo ancora, 50.000 euro in un mese. Se non trovavamo 50.000 euro in un mese, su quell'operazione eravamo finiti. Scene da film. Trovali entro quella data, se no basta. E ti dico che li abbiamo trovati. Come avete fatto? Cioè, quando non hai scelta, 50.000 euro non sono 1.000 euro. esatto, quando non hai scelta, poi la soluzione la trovi. Come abbiamo fatto? Abbiamo tirato su il telefono e cercato di vendere il progetto a tutti quelli che conoscevamo, colleghi miei della ristorazione, amici di mio fratello, colleghi di mio fratello, chi ci ha dato 1.000. Chi ci ha dato 5, chi ci ha dato 10, ma in un mese li abbiamo tirati su tutti. Abbiamo pagato tutti gli interessi alla fine dell'operazione. Chi ci ha dato i soldi ha guadagnato più di noi, però l'abbiamo portata a casa alla fine. L'abbiamo portata a casa e abbiamo imparato. Quindi quello, bene, cosa più importante era quella alla fine. Quindi complimenti perché non è da tutti iniziare a chiamare chiunque e comunque si vede che avete creato un'enorme fiducia perché sennò una persona che chiede soldi all'amico o al parente generalmente sbattono sul telefono e non ti danno i soldi come dicevi te, è più difficile Esatto. chiedere soldi a amici e parenti piuttosto che a persone strane che non conosci magari. Ma infatti vi dico questa cosa importante che io ho imparato sulla mia pelle e anche mio fratello in questi anni qua è stata che bisogna cercare sempre di essere delle brave persone con tutti, anche se si perdono in determinate occasioni 10 euro, 20 euro, 50 euro, però nel lungo termine, se la maggior parte delle persone ti vede come una brava persona di cui fidarsi, non si sa mai che cosa può succedere, perché un giorno potete aver bisogno voi di loro e se loro sanno che di voi si possono fidare è tutta un'altra roba. Tutta un'altra roba. Ma questo comincia solo dal fatto nel dire. Ci vediamo domani alle 4 e alle 4 ci vediamo, non alle 4 dici scusa, ho avuto un imprevisto, purtroppo non ce la faccio perché magari non era una priorità per te. Già quello per me è importantissimo, cioè se una persona con me si comporta così, io ci penso prima di dargli 2 lire. No, non so Si dice voi però. spesso che le cose semplici sono quelle fondamentali, se sai farle bene, allora diciamo tutto il resto è in discesa. Quindi se anche soltanto dire ci vediamo alle 5 e ci sei alle 5, se, diciamo indica la personalità di qualcuno, come dici tu. Eh sì, dalle cose più semplici, come hai detto te, esatto, guarda, secondo me è proprio importante per tutti questa cosa, perché non si sa mai nella vita quello che vorrete fare o che andrete a fare. Se siete corretti, poi vi ripaga 100%. Bene, bene. Ma sì. Ho un altro paio di domande da farti. Sicuramente tutto, prima hai citato Alfio Bardolla, il corso sugli investimenti immobiliari e sicuramente c'è anche un'enorme dose di esperienza con tutta l'esperienza che hai fatto nella tua vita che ti ha portato a dove sei oggi. Quindi volevo chiederti, secondo te, quali sono le risorse che possono aiutare anche gli ascoltatori che ti hanno aiutato ad essere quello che sei oggi e ad avere il successo che hai oggi. Risorse possono essere corsi, possono essere Certo. esperienze, possono essere di qualunque tipo. Immagina te di
10-20 anni fa, di cosa avrebbe bisogno? Beh, vi dico che per me parte tutto da qualche libro. Parte tutto dalla curiosità, prima roba, di non voler vivere una vita normale. Prima cosa più importante di tutte. Da lì si scatena la curiosità e dici: dove posso trovare delle informazioni in più sull'immobiliare? Vado a prendermi un libro. Quando avevo 20 anni, con Padre Ricco, Padre Povero, che può piacere o non piacere, che può essere una realtà non tanto italiana, però i concetti che passano attraverso il libro sono comunque degli evergreen e sono importanti per far capire tante tante cose a livello del soldino. Ecco. Quindi io ho iniziato da quel libro lì, poi mi ricordo che ho letto I soldi fanno la felicità di Alfio Bardolla. Poi sono andato avanti con Alfio Bardolla perché avevo fatto i suoi corsi, avevo preso, lo sto vedendo da qua, milionari in due anni e sette mesi, sempre di Alfio Bardolla. Poi ho preso un libro di Jim Rohn, mi ricordo che è un filosofo di business, erano i sette principi della ricchezza e della felicità, mi pare. Jim Rohn sì. Era il mentore di Tony Robbins, se non erro. Sì, è stato il mentore, esatto, anche il suo. E quindi sicuramente il secondo passo è stato qualche libro e il terzo passo è mettersi all'azione, cioè il corso di formazione che abbiamo fatto avremo speso, guardate, vi dico 10.000 euro in corsi, che sono tanti o sono pochi, dipende da quello che uno è abituato a spendere, per me erano tanti, ma tanti, corsi di formazione che a noi ci hanno cambiato la vita, ma perché? Non tanto per il corso, perché poi quando esci dal corso non è che ti metti a fare l'operazione immobiliare subito, perché non hai tutti gli strumenti in mano. Però al corso di formazione abbiamo imparato e abbiamo conosciuto le persone alle quali poi ci potevamo appoggiare per portare avanti l'operazione. Ed è comunque un modo per fare il passo successivo, anche se il corso costa 1.000 euro, a volte è giusto, a volte no. La maggior parte delle persone che fanno i corsi poi non combina niente, ma questo lo sappiamo tutti. Ma perché? Perché solo in pochi fanno il passo successivo dopo, no? Dicono, ok, ho conosciuto quel coach lì del corso che adesso mi chiede 300 euro l'ora per qualche informazione e noi gli abbiamo pagati 300 euro l'ora e poi altri 300 e poi altri 300. Perché? Perché avevamo iniziato la prima operazione nel frattempo e non potevamo tornare indietro, dovevamo andare avanti, l'unica roba era andare avanti. E quindi ce la siamo cavata. E quindi mi viene da dire, anche con tutto quello che ci ha raccontato, il network ha un ruolo non importante, fondamentale, mi sembra da aver capito dalla tua esperienza. Sì, fondamentale, guarda. Adesso che hai detto network, tra l'altro, mi è venuto in mente che mi sono dimenticato un'altra esperienza che mi ha dato un'impronta e forse è stato uno degli anelli principali, che quando avevo 21 anni avevo iniziato network marketing per un'azienda grossa ed è stato lì che ho conosciuto Alfio Bardolla all'interno dell'azienda di network. Ok. E lui era il coach oppure faceva... No, semplicemente era una persona che con il network aveva costruito una bella azienda all'interno del network e quindi era abbastanza in vista già all'epoca, adesso è super in vista. Sì. E lì, oltre ad aver conosciuto Alfio Bardolla, momento in cui abbiamo iniziato a fare i suoi corsi, i primi corsi quando avevo 21 anni, anche il network mi ha fatto conoscere delle persone e mi ha dato un'impronta per me importantissima a livello personale, a livello personale. Io lo consiglio a tutti, secondo me il network è proprio una figata, proprio bello, bello, bello. Sì, sì, indipendentemente dal fatto che c'è chi pensi che il network è bussare porta a porta, vendere, mica vendere. Il network, secondo me, è molto figo e infatti più avanti, non so ancora quando, non l'abbiamo messo in programma, ma lo riprenderemo come progettino on the side sicuramente.
Quindi tu consigli magari di prendere il network più come esperienza all'inizio, ma poi non farci un business dedicato solo su quello, ma aggiungerlo magari come business di side, come dici tu, no? Aggiuntivo, separato, e non Sì, farcene l'unica fonte di reddito, o sbaglio, ho capito male io. ma diciamo non è che lo consiglio, anche perché ho fatto talmente poco di network, ho fatto 2 anni in cui frequentavo ogni mese eventi, però guardate, c'è chi nel network veramente è diventato gigantesco come unica attività, quindi non mi permetto di dire una cosa così assolutamente, ma se lo dovessi riniziare io sarebbe un business a latere di quelli che già abbiamo e che poi non si sa mai, magari diventerà il nostro, non lo so, non lo so. Però ecco, Nel caso sicuramente. faremo un'altra intervista in futuro dove ci dirai il tuo percorso nel network. Ah, piccolo, piccolo, niente di che lì. Ah. Va bene, Francesco. Comunque sei diventato anche un TikToker, mi sembra di aver capito, e Ah, è quindi vero. quella è una cosa aggiuntiva. Però so anche che il tuo libro, state scrivendo il libro, uscirà a breve, correggimi se sbaglio. Sì, bravo, bravo. Infatti dimenticavo. Abbiamo iniziato a scrivere il libro sugli investimenti immobiliari, cioè quello che abbiamo imparato a livello generale sugli investimenti immobiliari, che doveva uscire 2 mesi fa, ma mannaggia a noi, poi a causa anche, insomma, della stagione che ci ha un po' travolto con gli appartamenti e il turismo, lo stiamo portando un po' per le lunghe. Non tanto perché non abbiamo tempo, vi dico la verità, ma perché il focus ci sta un attimo rallentando, ma uscirà a brevissimo, ecco, diciamo così. Quando uscirà, Sicuramente. lo aggiungeremo qua sotto in descrizione, così chi vedrà questa live più avanti potrà vederlo, acquistarlo, decidere di fare quello che vuole. Esatto. Sarà E sarà semplicemente, sugli investimenti immobiliari, giusto? esatto. Sarà semplicemente un manualino sugli investimenti immobiliari con i principi base, e in più ci sono all'interno le quattro operazioni, le prime quattro operazioni che abbiamo fatto noi, ok? Proprio nel dettaglio con i numeri. Nostra esperienza, la nostra storia, piccolo accenno sulla nostra storia. Saranno un centinaio di pagine, ecco, quindi un libricino dai 12-13 euro. E a quello invece si aggiungerà sicuramente il manuale sulla cessione del preliminare, che quello sarà il passo successivo per chi magari è interessato, all'inizio dell'anno prossimo, quindi nel 2022 uscirà. E lì proprio sarà un passo passo sulle operazioni immobiliari con la cessione, con tutto quello che abbiamo imparato in questi 5 anni sulla cessione del preliminare, tra tutti i arzigogolamenti che ci possono essere, li abbiamo messi dentro. Figo. E quindi lo aspettiamo con ansia. E se una persona volesse contattarti o vedere quello che fate, avete un sito, avete una pagina web, il tuo TikTok ovviamente, o altri canali social? Allora sì, vabbè, TikTok ragazzi, semplicemente parliamo giornalmente, io in questo mese qua un po' meno di giornalmente, però normalmente tutti i giorni di qualcosa che imparo e impariamo sia io che mio fratello a livello di azienda, quindi sia negli investimenti immobiliari che nel subaffitto, quindi questo è il nostro TikTok. Il login qual è? È Francesco Lo Paini, semplice, Francesco Paini, quindi tutto attaccato. Comunque lo nome e aggiungiamo. cognome mi trovate, ecco, semplicemente. Lo stesso su Instagram, lo stesso su Facebook. Il nostro sito sugli appartamenti, nel caso in cui a settembre vogliate venire a fare 3 giorni sul lago di Garda o a Verona, si chiama Bright Apartments, quindi appartamenti luminosi in inglese, Bright Apartments. Magari poi lo scriviamo su un messaggio, insomma, Sì, lo vediamo. aggiungiamo sotto. E lì abbiamo la nostra azienda degli appartamenti nel sito, okay, Brightapartment.it, giusto? www.brightapartments.it. Esatto. E mentre per quanto riguarda le operazioni, non abbiamo ancora un sito, non ce l'abbiamo ancora.
Quindi aspettiamo con ansia anche quello, il libro e il sito sulle operazioni Libro immobiliari. sito, esatto. Va bene, ci sono domande che non ti ho fatto, che avresti voluto che ti avessi fatto in particolare? No, a dire la verità no, mi è piaciuta molto quella sul momento più duro, però il momento che avrei voluto che mi avessi fatto non saprei, non saprei, Allora no, ne ho una no. io, prima di salutarti, ne ho una io in particolare. Ok. Nel mondo del successo, di solito c'è un concetto che la massa, diciamo, non associa mai al successo, che è il concetto della felicità. Non c'è una risposta corretta o sbagliata. Quindi ti chiedo, Francesco, oggi tu sei felice? Allora, oggi sono sul Sì percorso o no? anch'io. Ah, sì o no? Allora ti direi più sì. Perché? Anche se sto, è una domanda ed è un lavoro che sto facendo anch'io tutti i giorni, questo. Sto combattendo. Nel senso, sono anch'io sul percorso per capire bene i passi per cercare di essere più felice tutti i giorni. Che lo so, è una cosa dura e me ne rendo conto, però ecco, quello che ho capito è che non è tanto quando raggiungi l'obiettivo l'essere felice, ma è proprio la vita di tutti i giorni verso quello che vuoi fare, essere felici. Anche sì, beh, è la stessa cosa in una relazione, secondo me, cioè la vita di tutti i giorni che ti dà la felicità nel cercare di continuare a migliorare, cercare di continuare. E ve lo dico io che nelle relazioni non è che sia, però adesso forse vabbè. Comunque Non sì, te bella domanda, l'aspettavi questa domanda. Però bella domanda. No, vabbè, ma ottima, ottima risposta, piena di spunti e condivido pieno la tua risposta. grazie. E basta, ti volevo ringraziare nuovamente per averci Grazie donato il tuo tempo per questa intervista. E saluto tutti, ringrazio tutti per aver partecipato e grazie a tutti. Ciao, a te. buonasera. Grazie mille. Ciao.